Sono all'interno di questa giunta più come tecnico che come politico, è un incarico formalmente politico ma sostanzialmente tecnico il mio. Le mafie quando hanno trovato, attecchiscono e trovano spazi laddove lo Stato è assente. Quando invece lo Stato c'è, la mafia difficilmente attecchisce e allora io dico applichiamo questo stesso meccanismo a quella che è la pubblica amministrazione, ci accorgeremo che laddove c'è il rispetto delle regole formali e sostanziali c'è poco spazio per la corruzione, c'è poco spazio per il malaffare. Molto simile a Roma di oggi alla Catania degli anni Ottanta, sotto il profilo del rapporto tra le mafie e certi settori dell'amministrazione e della politica. Però, perché come dico sempre, l'evoluzione della mafia è stata quella che è passata da una mafia che prima conviveva con lo Stato, poi l'ha sfidato, poi ha trattato e poi se l'è comprato. We'll be right back.
mezzi, accesso gratuito al mare, 365 giorni l'anno, sempre ovunque. Però il problema sarà anche non solo l'accesso, il transito sulla Battigia, adesso è libero, ok? Il problema del transito e l'accesso alla Battigia, il problema di Ostia non è il varco, non è l'accesso alla Battigia, non è il fatto di passare da un corridoio stretto e arrivare a farsi il tuffo in mare. Chiaramente il problema di Ostia è completamente diverso, è il problema di creare una permeabilità massima tra tessuto urbano e lungomare, che così come avviene in tutte le altre grandi città di mare. Abbiamo cominciato però, come ho detto in altre circostanze, pure il Padre Eterno per fare il mondo ha avuto bisogno di 6 giorni e al 7° si è riposato. Io finora il 7° giorno non l'ho ancora avuto, spero che... Quindi siamo al 1° giorno allora? Siamo ancora al 1° giorno. Lo dobbiamo rimuovere. Certo. Ma subito però. Perché c'è il filo spinato. Il filo spinato è vietatissimo. Ma dall'ordinanza vuoto la... c'è qui a Ostia, dove si deve pagare per vivere il mare, dove i bambini, i miei figli, devono pagare per entrare a fare una passeggiata al mare. E abbiamo qui con noi Isabella, finalmente fa un po' di pulizia a Ostia, per i cittadini di Ostia, per Liberi TV. Cosa ci dici? Oggi è l'inizio? È solo l'inizio, sì. Oggi è solo l'inizio. Cominciamo laddove abbiamo concluso la procedura amministrativa, cominciamo a eseguire i provvedimenti. Tutto qua. Fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo. Tutte le mafie, Ostia ricorda Antonio, Francesca, Giovanni, Rocco, Vito nell'anniversario della strage di Capaci. Arrivavano, Francesca è viva, Francesca è morta, Giovanni forse ce la fa, perché all'inizio non si capiva bene ovviamente che cosa era successo. Questa è una manifestazione che si svolge a Ostia, non è una manifestazione di Ostia ovviamente, non è una manifestazione su Ostia, però l'ho fortemente voluta qui perché questa è un po' diventato in qualche modo da qualche settimana il mio luogo di lavoro. Mi piace vedere tanta gente presente qua, tante facce per bene, tante facce pulite che hanno voglia di sentire, di ricordare, ma hanno voglia di questo momento di memoria. La memoria non è una qualcosa che ci diciamo tanto per, la memoria è qualcosa su cui noi dobbiamo costruire, su cui noi abbiamo costruito. Io come tanti altri servitori dello Stato in quel momento abbiamo avuto un grande smarrimento, paura di quello che ci aspettava, però proprio sulle idee di Falcone prima e di Borsellino poi abbiamo provato a camminare e non c'è stata soddisfazione più grande che ci siamo presi nella nostra vita che quella di smentire il loro mentore, quel Nino Caponnetto che
arrivando sul luogo della strage di Via D'Amelio aveva detto tutto finito, invece no, non era finito tutto. Siamo riusciti a dare una dimostrazione che quando lo Stato vuole far sul serio, si può fare sul serio. Ma la lotta alla mafia non può avere cali di tensione, perché le mafie sono molto pericolose, riescono a infilarsi in tutti gli spazi che lo Stato dà libero. E allora è importante creare degli argini alle mafie. E per questo, vedete, quando noi parliamo di questi 5 servitori dello Stato, perché erano 5 servitori dello Stato che sono morti, si usa la parola eroi. No, erano solo gente che faceva il loro lavoro e che è morta sul campo, dando la loro vita per il paese, per quel paese che servivano, quel paese in cui credevano. Francesca è morta anche per qualcosina di più, è morta per l'amore per il suo uomo, che seguiva, che lasciava, che aveva accettato tutto quello che Giovanni Falcone l'aveva imposto, persino quello di non avere figli, perché Falcone non voleva lasciare orfani, lo sapeva perfettamente. E allora ecco, nella memoria di questi uomini che noi dobbiamo costruire, mi piace ricordare tra le tantissime frasi di Falcone una che mi ha colpito sempre. È la frase con cui tra l'altro ho chiuso anche un mio libro che ho pubblicato qualche anno fa. Giovanni diceva: si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Ora, Roma vive un momento particolare, difficile, delicato. Io credo che nel gioco troppo grande ci siamo un po' tutti. E allora io vi chiedo, vi imploro a tutti, non lasciate soli gli uomini delle istituzioni. Non li lasciate soli, perché hanno bisogno di voi, tanto bisogno di voi. In memoria di Antonio, di Francesca, di Giovanni, di Rocco, di Vito. Grazie. Edilizia mai finire e nessuno ha mai fatto niente su quegli abusi che sono stati commessi sul vostro mare, sul nostro mare, sul mio mare, perché quello è il mio mare, è il mare di tutti. Cioè, la cosa che bisogna capire a Roma, questo, scusatemi, lo dico passando da palo in placca, è quello che è pubblico non è di nessuno, è mio, è di tutti. We'll be right back.
Come diceva poco fa Marcello De Vito, il sindaco Marino e l'assessore alla legalità Alfonso Sabella hanno in questo periodo gridato allo scioglimento del municipio di Ostia. Poi con l'altra mano però oggi stanno facendo un colpo di mano appunto per togliere le deleghe sul litorale al commissario che dovrebbe controllare quello per cui è stato mandato nel municipio. L'idea era quella, finita la stagione balneare, di avviare le decadenze delle concessioni, molte decadenze delle concessioni, perché dagli accertamenti che io ho compiuto è risultato come la stragrande maggioranza di queste siano assolutamente illegali. L'interlocuzione con Roma Capitale è per un'autorità come quella anticorruzione assolutamente indispensabile, e finché c'è stato Alfonso ci siamo sentiti tutti più tranquilli.